Ma noi ci siamo ritrovati qui per un tantan che è partito sui social e naturalmente all'inizio noi non siamo organizzati perché non siamo una struttura che facciamo parte di quello che può essere la protezione civile. Ci siamo ritrovati qui, poi a un certo punto c'è stato un coordinamento fatto da un club che fa parte della protezione civile. Pensiamo che ci sia stato anche un interessamento della Federazione Motociclistica Italiana. Perché? Perché siamo stati operativi da subito, specialmente nei primi giorni quando, oltre al caos che si era creato, ma c'erano delle strade che erano inagibili, specialmente su alcuni versanti e su quei paesini dislocati molto lontano da Amatrice, che nemmeno noi sapevamo, perché venendo da fuori non sapevamo a cosa andavamo incontro. E con l'aiuto dei due ragazzi qui locali, Tiziano e Gabriele, abbiamo fatto una pianta del territorio e ci siamo messi a disposizione di quello che erano le strutture che avevano necessità di andare in questi luoghi, quindi dai Cavalieri di Malta, dalla Croce Rossa all'esercito. Abbiamo toccato tutte le realtà territoriali perché poi, essendo un territorio particolare, ci sono piccoli agglomerati distanti che magari nessuno era riuscito ad arrivare. Ma noi ci siamo ritrovati sempre qui perché, come dico, la struttura non c'era, quindi ci hanno individuato che eravamo qui all'ingresso del palazzetto e ci siamo messi a disposizione. Poi è subentrato questo coordinamento perché giustamente, visto che sono arrivate tante persone e a volte anche sciagalli, noi possiamo essere tra quelli lì, perché poi c'è sempre questa battuta a motociclisti brutti, sporchi e cattivi, invece in questo caso, la dico come battuta, noi abbiamo fatto una grande opera e credo che abbiamo lanciato una grande idea con la speranza che qualcuno se la faccia proprio istituzionalmente valida e che prossimamente, con la speranza che non accadrà mai che noi siamo utili a questo servizio, però se c'è meglio così, perché almeno si struttura tutta l'organizzazione. Ma i problemi sono quelli che dicevo prima, il fatto di non essere una struttura riconosciuta, ci siamo trovati a essere, per l'organizzazione che c'è, specialmente per la protezione civile che deve tutelare anche il territorio e le persone, siamo un qualcosa che fa un servizio ma non è idoneo a farlo. Per esempio i medicinali li abbiamo consegnati sempre con un infermiere della Croce Rossa o dei Cavalieri di Malta, perché giustamente noi non possiamo consegnare, noi abbiamo messo a disposizione il mezzo e noi, passando anche a volte in dei luoghi, aprendo anche delle piste che non erano percorribili precedentemente. Siamo rimasti meno perché le esigenze stanno venendo meno, però all'inizio eravamo una trentina di motociclisti che ci siamo alternati nei giorni seguenti al terremoto. Noi abbiamo coperto tutta l'area, siamo arrivati anche a 40 km da qua, cioè dove si poteva andare anche con i mezzi a quattro ruote, siamo andati con le moto perché naturalmente siamo più veloci. Siamo più immediati, per esempio da questo lato dove c'è il ponte a tre occhi che è crollato, noi lasciamo il dottore o l'infermiere attraversare il fiume su un passaggio pedonale e lo riprendiamo dall'altra parte perché noi facciamo il giro in fuoristrada. Se dovessimo fare il giro sulla strada normale perderemo un'ora e mezza minimo. Questa mattina c'è l'esigenza di portare un dottore da questo versante che è la strada ancora chiusa. Se noi facciamo la strada normale perdiamo un'ora e mezza per stare nello stesso punto. Invece noi con 5 minuti, facendogli attraversare una passerella del fiume, siamo dall'altra parte operativi senza nessun problema. Questa è la realtà della moto che dà questo servizio. A livello emotivo, prima di tutto, ecco, altruismo, perché alla fine noi potevamo stare benissimo a casa nostra, con la famiglia nostra, quindi ci siamo messi a disposizione anche degli altri amatriciani, perché ecco, essendo di qua non è tanto come favore, ma ci sentiamo più come dovere nei confronti degli altri. Ti senti di aiutare la gente del posto in una situazione del genere, poi anche i ragazzi sono venuti fuori, cioè c'è dei ragazzi che sono venuti dalla Sardegna, quindi cioè, se non aiutiamo noi del posto. Questa è un'iniziativa che secondo me deve essere portata avanti come club proprio di soccorso, cioè deve essere un soccorso italiano motociclistico ufficiale. Noi i primi giorni abbiamo fatto difficoltà a farci passare attraverso i varchi così, perché veniamo sempre visti come malviventi nei motociclisti che distruggiamo le montagne, invece siamo veramente utili, ecco, in occasioni del genere, specialmente la gente del posto che conosce vie secondarie, è fondamentale oltre che utile.